Signore e signori, benvenuti alla conferenza stampa della seconda tappa della WSK Master Series 2012, qui a Sarno, al circuito internazionale Napoli, dove ci sono stati dei risultati ancora una volta inaspettati in queste finali della domenica, a incominciare, lo facciamo sempre, dal più piccolo di tutti, Pietro Mazzola, vincitore della classe 60 mini, che avrà da raccontarci una parte finale della gara veramente eccitante, veramente esaltante, che poi alla fine lo ha premiato con la vittoria. 60 mini winners, can you tell us anything about the last part of the race that at last you won? È stata una gara molto difficile, soprattutto nel finale, quando c'è stato il contatto tra i due piloti. È stata io ho vinto questa gara per un po', ho avuto un po' di fortuna, diciamo. Dopo ringrazio ad Aldo Profeta, il mio team manager, che mi ha fornito questi telai LH, e la CRG che mi ha continuamente sostenuto. It was a difficult race, especially in the last part of the race, because there was a touch between the two drivers and I was really lucky. I want to thank my team manager, Profeta, and CRJ, my team. Andiamo a salire di categoria. Lance Stroll, un pilota che viene dal Canada, in Italia corre nelle nostre gare, nelle gare della WSK Promotion, la sua prima vittoria in una gara WSK. Lance, è una cosa che secondo noi già sentivi, era nell'aria e probabilmente ti aspettavi, forse già da questa gara di Sarno, sei d'accordo? Lance, your first win, the WSK Championship. Did you expect this win already from Sarno? Do you agree or not? Well, I can't say that we were expecting to win. We wanted to win, but it was always difficult in the WSK. There's always a lot of competition. But this weekend went well, went to plan. The plan was to win, of course, but I gave a gap at the start and pull away, and remember looking over my shoulder and seeing no one was behind me, and it was a very good feeling. No, non posso dire che mi aspettavo di vincere, volevo vincere, ma non posso dire, perché comunque partecipare al campionato, il campionato WSK, è molto difficile. Sono riuscito a prendere un vantaggio alla partenza e sono andato sempre liscio dritto senza mai guardarmi dietro. Max Verstappen, ormai un abitué delle nostre domande, della nostra WSK Station a fine gara, un'altra vittoria per te, questa volta in KF2, ed è una classifica che diventa sempre più esaltante in vista dell'ultima gara. Adesso la lotta si restringe a te e tra te e Felice Tiene, ma ci sono tanti altri piloti che possono inserirsi nella lotta. Tu come vedi questo finale di campionato? Max, now you compete in KF2 and another win in KF2 this time. Now it's an hard duel, above all you against Felice Tiene, but there are many other drivers that are very, very hard rival. And how do you see this championship? Well, I think from the beginning of the year we're always in the front, and a lot of drivers are fast, and you can see also this time a lot of people from the last race were still in front, and I think for sure Felice is a good rival and a fair rival also, so it was a bit bad luck for him in the final, but really happy with this result, and I want to thank Intrepid and Giovara Engine for this result. Sì, effettivamente sono riuscito a stare in pole position sin dall'inizio, ma comunque ci sono molti piloti veramente validi, tra cui Felice Tiene è veramente un valido pilota. Sono riuscito a vincere contro di lui e sono felice della mia vittoria. Saliamo ancora, Francesco Celenta, con piacere ti accogliamo alla tua prima vittoria in una gara WSK, dopo che ti eri già fatto notare e anche bene, anche molto bene, fin dalle stagioni precedenti. Adesso sei uscito un po' a sorpresa, dopo che per tutto il weekend abbiamo visto nella KZ2 la gara che tu hai vinto, veramente tanti piloti che potevano aspirare alla vittoria. Cosa è successo in questa, cosa ti ha dato la spinta finale in questa finale 2 che hai dominato così bene?
Your first win at WSK, and your win is a little bit a surprise, so because there were many drivers that competed to win. And what did happen in the final two that you managed to, that you succeeded in winning? Grazie innanzitutto. Determinazione, soprattutto tanta determinazione e aiuto da parte della famiglia e del team. Tutti hanno creduto in me e fortunatamente è arrivata la vittoria. Eravamo davanti già dall'inizio, dalle prove, però alcune difficoltà, alcuni problemi nelle manche di ieri non ci hanno permesso di essere lì davanti. Oggi è andato tutto bene, fortunatamente, il team ha lavorato benissimo ed è arrivata la vittoria. I am that winning, and above all because I was supported by my team and by my family. I believe it, and I wanted to win. I was among the fastest driver since all the weekend. I had a few problems in the wind, but I want to thank everybody, and thank you to all of that supported me. Infine, Rick Dresen è l'ennesimo vincitore in KZ1. In una stagione che è veramente iniziata molto bene, quanto a tutto quello che noi crediamo, puntiamo, facciamo dei pronostici, pensiamo che possa accadere in gara e poi puntualmente alla fine avviene sempre qualcosa, e questa volta per mano tua, che cambia quello che era l'ordine dei valori fino a quel momento. Adesso sei arrivato tu, ti sei inserito nella lotta tra Marco Ardigò e tra Coco Koslensky, si va verso l'ultima gara di campionato, a questo punto si preparerà qualcosa, ne vedremo delle belle, immagino, a Castelletto di Branduzzo. Immagino che tu abbia una gran voglia di farci vedere dei gran numeri. Once again, everything is upset, like your win this time, because you joined the duel against Ardigò. And Koslinski, and now we want to know your prevision concerning Castelletto, the last race. What must we expect? No, first of all, I'm really happy that I was back able to fight for the victory, because the first round at La Conca wasn't so good for me, so it was good to be back here in the front. Castelletto, what we can expect, I think we are in the same team with two drivers who can fight for the championship, so the most important is that me or Marco can win the championship, that it stays into the team. Because we have been putting a lot of work the past 2 years to be now where we are, and I think we're in a really good position. But KZ1, it's really, really hard. There's not only two or three good drivers. I think there's 20 good drivers, so everything needs to be perfect all the time. And to finish now with the team first and second is really good. And I just hope in Castelletto that we can do the same, and then we see who wins the championship. Sì, effettivamente non posso prevedere quello che succederà a Castelletto, perché comunque sia io che Marco apparteniamo allo stesso team, e vincessi io o vincesse Marco comunque sarei contento. Non posso dire che ci sono pochi piloti in KZ1, uno, due, tre piloti forti, ma in realtà sono 20 forti piloti, quindi la gara in KZ1 sarà molto 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 difficile. Vedremo in Castelletto che cosa succederà. Bene, e allora mancano solo 2 settimane a questo ultimo appuntamento. Io direi che possiamo salutare questi ragazzi che già hanno ansia di andare a provare per questa ultima tappa della WSK Master Series, nel momento in cui siamo già tutti pronti per il lancio, per la partenza della WSK Euro Series, della quale si sono già aperte le iscrizioni. Bene, allora, visto che il calendario è così stretto, così nervoso, così veloce quest'anno, salutiamo tutti, un grande applauso ai ragazzi che hanno dato questo spettacolo per tutto questo weekend, e un arrivederci a Castelletto di Branduzzo da 2 settimane. Grazie per essere stati con noi.